No, è chiuso. Si chiama Pitu e non so cosa sia. Gli alberi che prendono possesso. Il mio amore è distrutto. Il nostro ristorante del pranzo col baracchino delle, come si chiama, della lotteria, un classico in questi posti. Quella qua la lotteria. Il Burger King era chiuso, quindi abbiamo ripiegato. Morning, questo. Morning, language. Yeah. Wanakam. Good morning, Wanakam. Lezione gratis. Allora, questo è un ristorante vegetariano, quindi sono famiglia, quello che ho capito, e loro dicono grazie, angry, tipo arrabbiato, sono grazie. Ringraziano arrabbiati. Buongiorno, Wanaka. E buona giornata. Io invece vado a lavare le mani al lavandino. Buona. E sempre, fortunatamente. Sembra sono i ceci, no, so proprio di polpetta, agliosa, non piccante, ottima. Oh, thank you. Qui arrivano sempre a tranche. Questa invece, come temevo, è un po' secchina. E adesso devo affrontare la palla. Patata, patata, spezie, varie verdurine, buonissimo. E questo posto mangiato con la mano del demonio. Oh, 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 oh. Quella che si usa per il di dietro. Non si fa, qua non si fa. No, io uso l'altra per il di dietro. Curioso. È più pomodoroso questo. Dai, è interessante. Tutti i gusti diversi, spettacolare. Questa mossa classica. La nostra piadina in realtà si è arrivata ad essere una specie di riso spiaccicato. Si chiama pitu e non so cosa sia. Sembra riso fine. Butta in bocca. E va mangiato all'indiana. Senza paura, bisogna giocare col cibo in India. Ci ha fatto aggiunta la terza cosa. Com'è? Buono. Piccante? Allora risetto spiaccicato o no, sto pitu? Picca? Moderatamente. Diciamo no. No. Buono, buono. Onesto. Buono. Da me solo l'involtino picca un po'. Bene, bene. C'è del cocco anche nel riso spiaccicato. Dal... qualcosa di dolcino al cocco, patata super buona, piccantissima. E l'ultimo qua, lì c'è un po' di cumino, lì invece è troppo coriandolo per me. Sono arrivata troppo tardi perché era troppo buono, ma questo è il nostro primo tè cingalese. È spaziale, poi è zuccherato all'indiana, quindi è bello dolce, ma è incredibile, non c'è limone, eppure ha un sentore di limone, assomiglia vagamente al Lipton, ma 10 per livello superiore. Il lenzuolo di piadina, domani. Qui abbiamo una pianta all'interno del palazzo, che meraviglia. Ma stiamo seguendo il nostro cameriere che ci porta l'assicurazione. Ganesha. Ok.
speriamo che non me le rubino. Ha detto che questo è un tempio di Ganesh. Anzi, Ganesha, come dicono loro. Oh, che bello. Yeah, Hogan is me. Temple Hogan is made and me. Oh. Oh, very nice. L'ha fatto lui. Dai. Sì. Wow. Ah, Lingam. 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 Yeah. Big one. Big one. Il tempio di Ganesha ha un ingresso cinese confuciano, quindi immagino un Buddha, e là al piano di sopra abbiamo il Ganesha, e di lì c'è una chiesa cristiana ed è appena passato un musulmano vestito di bianco. Stavo dicendo, che assurdità. Qui i frighi si riparano. Abbiamo tutti i pezzi. Dopo la gita al tempio con il nostro amico che si chiama... Interrogazione! No, cioè il numero di telefono di un nuovo amico. Una prossima vita. E adesso andiamo a fare l'assicurazione, quella che non riusciamo però a trovare lì. Per poter guidare qua non basta convertire la patente internazionale che ho già fatto, ma bisogna anche farsi l'assicurazione. Evviva. Prima l'assicurazione non ci hanno fatto nessuna assicurazione. Ovviamente anche qui in Sri Lanka serve assicurare il mezzo, non lo straniero che lo vuole guidare. Quindi alla fine ci siamo semplicemente fatti un giro in una bella zona, è stato bello lo stesso. Un ristorantino che pretende di essere tradizionale. Adesso ci prendiamo un succhino, però. Concediamo un succhino in questo posto di lusso. Prezzo doppio rispetto al solito, ben 60 centesimi con un succo di là. Inaccettabile. Ma per il nostro universale. Ma certo. Tutti i soldi vengono donati alle forze armate. Qua ci facciamo un bel succhino a vista lago. Bellissima passeggiata qua. Siamo in buona compagnia. Sono galleggianti e si spostano in giro per il lago, incredibile. Dal baretto in riva al lago ci hanno mandati al centro commerciale per andare in bagno. Siamo entrati, ma mi sa che in realtà è un ospedale con delle comode poltroncine dove ci si può anche rilassare. Dentro del lago c'è un'isoletta e adesso c'è quel ponte pedonale che andiamo sicuramente a sperimentare. No, è chiuso! Vabbè, una prossima vita. Sul retro del nostro bar fighetto stendono i panni, vuol dire che anche qui
in un posto così lussuoso i lavoratori ci vivono probabilmente dentro. Assomiglia al frangipane ma non lo è. Le foglie non so bene di cosa siano, ma c'è questo frutto gigante che potrebbe essere... No, non è un mango. Quale posto migliore per crescere, cocco? Ma lì c'è un'altra isoletta con un tempio in mezzo all'acqua e non ci dice niente Lonely Planet. Fetente. Un tempio d'argento. La magia. Pochi metri dopo il South Byra Lake, adesso ci addentriamo tra i viottoli di Union Square. Andiamo a vedere. Hello. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. To a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Io ho pancia piena, ma viene quasi quasi la tentazione. Guarda le ciambelline con lo zucchero sopra, queste sono dolci. Hi. Is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument? Cosa blu? Either way, I don't wanna be. Jackfruit! Jackfruit! Thank you! Meno di 10 anni dove il mondo c'è la bomba, non c'è la più. Ah, mi sono calma. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt... Cosa allevano qua? È il pesce dei ristoranti locali. Io non credo che li mangerei volentieri. Adesso? No, dritto. Hanno chiamati. Hello. Hi, this is Steve's house. You want to put this table? Money put it. We are saying that. We are picking it. Come to our front yard. Ah, flower. Your day, I want you to morning in picture. Cucina, cosa? Sì. Yeah. Oh, a lot? Yeah, a kitchen. Strong. Forti. È meraviglioso sto posto. Guarda che dipinto di fresco qui anche. Che bello queste cosettine. Primo micio. Ciao micino. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it?
I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Torniamo alla realtà. Ah, sì che sono puliti. Dobbiamo pulirli anche noi i vestiti, amore. Sì. Lì c'era un bel topolino. Topolone. Un bel gatto. E gli alberi che prendono possesso. Mi sa che sono gli scarichi dei bagni. Quella lì è la cena. Chicken. Che spettacolo di albero lassù. Questo palazzo sta su l'intera stanza. Da sola, così a caso. Qua abbiamo un po' di alloggi random. Ci sono un po' di fogne a perdere. Ma poi ci sono case giù e giù e giù fino alla ferrovia. Andiamo a vedere il trenino che sta passando. Quale marciapiede migliore? Ne arriva uno. Meglio scappare. Ciuf ciuf. Oddio, oh cazzo, sul serio? Aiuto. Aspettiamo il treno, che domande. Aspettiamo qua il passaggio a livello. Ma sembrano tutti relax. Sì, mi sa che ci mette un pochino. Lanciato, dai. Serena, che si stanno per l'Italia, non si è qualificata, allucinante. E ce lo rinfacciano, ce lo sbattono così in faccia senza nessuna vergogna. Ma c'hanno ragione. No qualify, no. Panni stesi, le case ridipinte di fresco, piante in vaso dappertutto, bellissime. Natale. Chi dice? Chi mi chiama? Il vecchio vuole che fai la foto a figlia. Yeah. Sono pallone, si buttano via i palloni o no? Buttato via?
chissà. Hello. Le bottiglie sono di vetro, sono dei porta benzina d'emergenza regolari qua. Ah sì. Era anche una bella scusa. Devo comprare una bozza di vino perché poi devo fare benzina. Hello. O questa o questa, quale preferisci? Dici. Ah ecco, facciamo un po' di sport. Esatto. Sì, anche se sono ampie le vie sono tranquillissime qua. Portiamo a casa uno di questi tuk-tuk. Sono troppo belli. Guarda, incidi. Lì vendono i fasci di legna per cucinare. E i cocchini gialli. Protezione dai corvi. Qua li nutrono, il macellaio che aspettano gli avanzini. Che da orbi. Mio amore è distrutto, vuole uccidermi. Tra un po' ti compro la palla di Street View e andiamo, andiamo a casa, te le guardi quando io riposo. Perché hanno fatto il ghiaino qua? Credo sia stato maciullato. Ce l'ho però. A pranzo era chiuso, il Burger King tarocco e c'hanno l'hamburger vegetariano, non ce lo possiamo perdere, viene 2 euro. Ma ne vale la pena. Allora, com'è questo burgerino? Buono, buono. Mantiene una qualche traccia di orientalità anche. Buono. Beh. Adesso tocca anche a me. Quella sopraelevata dove eravamo oggi e l'abbiamo mangiato. Questo burgerino vegetariano aveva l'ingrediente segreto che sono i piselli, mai si poteva evitare, ma i piselli ci davano quel tocco di delicatezza e dolcezza più meravigliosi. E poi c'era una spezia che non mi piace tantissimo, c'era anche nella ciambellina del pranzo, che ha un sentore, una via in mezzo. Non sentore. Una via di mezzo tra sapore di terra e sapore per i piatti al limone. Non so se è l'erba, limoncina, il... Chissà. Non lo so, però...
trenino, che siamo stanchi, è solo una fermata ma è comodo. C'è la ressa del dopolavoro, d'altra parte il treno costa 10 volte di meno di un tuk-tuk, 20 rupie invece che 300 di tuk-tuk. Bello pieno. Perché stare dentro se si può prendere fresco fuori? Com'è questo treno? Sei salito in corsa? Anche tu? Ci sono due modi di fare le cose, o come un cristiano o come un indù. Quella di prima era quella dell'indù. Questo sì che è profumo di Asia, proprio di fronte a casa.